Allora, prodotti finiti del 2021, cioè i primi prodotti finiti del 2021. Scusate l'inquadratura, ma tutte le volte non so perché il cavalletto si muove. Non lo so. Cioè, tra poco va di là e io non so. Cioè, vabbè. Comunque, detto questo, dato che sono tantissimi prodotti, e vi faccio vedere ovviamente il sacchettone. Vi dico come mi sono trovata, ovviamente in breve. Prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video. Lasciarmi un like se vi piace questa tipologia così ne faccio altre. Un commentino qua sotto e se volete seguirmi su Instagram vi lascio anche il mio Instagram. Detto questo, iniziamo perché sono tantissimi prodotti. Allora, iniziamo da questo. È praticamente lo spray sgrassatore candeggina. Sgrassa e igienizza al 100% della Cif, è di 900 ml. Con questo mi trovo bene. Ve lo consiglio, è ottimo, non c'è niente da dire. È un buon prodotto. Ovviamente stringo perché sennò questo video dura l'eternità. Poi ho provato questo qua, Ace VC Gel. Questo qua è ottimo. In più ha questi, diciamo, buchetti dove tu lo metti nel WC ed è comodissimo. Ha un profumo buonissimo. Si sente ancora. Questa è Brezza Marina. E ve lo consiglio perché è un prodotto buono. Poi vi consiglio anche le nuove salviettine. Sì, le nuove salviettine. Consiglio le nuove pastiglie della Dash, queste qua nuove. Sono 62 Ambra. E queste pastiglie praticamente fanno pulizia profonda, freschezza, morbidezza, brillantezza e protezione fibre. Ha un odore ottimo, sono buone e sono ottime per i vestiti dentro. Ovviamente le pastiglie vanno messe dentro la lavatrice e sono ottime, per cui ve le consiglio. La migliore secondo me è il Dash. Poi ho provato anche questi qua della Ditsan, che sono anche queste ottime. Queste qui sono 4 in 1, erano 25. Mi sono trovata bene anche con queste, solo che secondo me preferirei 100 volte meglio il Dash che il Ditsan, forse per l'odore, non lo so, però secondo me sono ottime. Ve le consiglio anche queste, le ho provate, sono buone. Vabbè, io di solito li prendo in promozione. Anche mia mamma le prende in promozione. Poi, scusate se mi giro, ma ce l'ho qua il sacchetto. Vi faccio vedere. Ho provato questi qua della Sephora per i piedi. Ve li straconsiglio perché sono buoni come prodotto. Cioè, come prodotto è buono, mi sto già impappinando. I piedi li sentite profumati perché questo qua sa di mandorla, se non sbaglio. Ha un odore buonissimo e poi sono facili da mettere su. Dovete aspettare 20 minuti. Io li prenderei ancora perché sinceramente non sono male. Si presentano così in queste bustine. Voi mettete dentro il piede e io mi sono trovata bene. Anzi, ne ho ancora un altro. Li straconsiglio perché sono buone. Vado veloce. Il mitico prep, che ovviamente non deve mancare perché questo mi aiuta tanto per i puntini, le macchie, dato che la mia pelle è sensibile, il prep aiuta molto. L'ho finito e vi faccio vedere, ovviamente qua, vi faccio vedere che l'ho finito praticamente. È buonissimo, aiuta molto per tutto, ve lo straconsiglio e non deve mai mancare perché io mi sono trovata bene. E davvero mi aiuta molto con
le mie matite, i miei puntini che ho. Questo qua lo metto sempre d'inverno, perché d'inverno la mia pelle fa capricci, in poche parole. Perché si sposta sto cavalletto. Scusate se si sposta. Comunque, promosso anche questo, praticamente per il corpo e per i capelli, uno spray che profuma il corpo e i capelli. Io l'ho usato sia questo al mango che l'altro, che non mi ricordo, no, lo devo ancora finire l'altro, della Rocher. Ve lo straconsiglio perché sinceramente è un ottimo prodotto, ha un buon odore ed è buono, per cui non c'è niente da dire. Se riesco lo ricompro, perché mi sono trovata bene. Poi ho finito queste candele qua di Primark. Le candele mi trovo bene, poi costano poco, 1 euro. Questi, ah no, questi 3 euro, scusate. 3 euro. E ho finito questi due, infatti come vedete li ho un po' macellati. Però diciamo che, allora, uno era pink, non sapevano, diciamo, chissà cosa, però sono buone. Io li prendo sempre le candele da Primark, mi trovo bene, e a parte che costano così poco, diciamo che secondo me ne vale la pena, tanto per profumare un po' ne vale la pena. Poi ho finito il mitico sapone mani, questo qua idratante con proteine del latte, e si chiama Nidra. Questo qui l'ho finito, me ne manca un altro, mi trovo bene, costa 1 euro e qualcosa, però ha un buon odore e secondo me va bene quando, diciamo, ti lavi le mani, che è di 300 ml. Sia questo che l'altro che vi ho fatto vedere è il mio preferito, e prenderò solo questo perché mi trovo bene. Poi ho finito i miei correttori che ho preso su Amazon. Questi qua mi trovo bene, la TLM. Non so perché ho la scatola, ma dovrei avere anche il fondotinta, che adesso vi farò vedere. Che è questo qua, appena lo applicate sulla vostra pelle cambia colore, giustamente è ottimo anche per quello. Idrata molto la pelle, anche per quello mi trovo bene, e sinceramente è buono anche il prezzo. Su Amazon lo trovate e io mi trovo bene. Per cui poi se lo volete provare ve lo consiglio, perché è buono. Non so più dove mettere i prodotti, dopo come cade tutto. Poi, velocemente vi faccio vedere anche le salviettine struccanti. Ho provato questi qua dei cinesi e questi qua della Sunsure, 3 in 1, 60 pezzi. Allora, 100 volte meglio, questi qua dei cinesi sono 20 salviettine, viso, occhi e labbra, peperli normali e miste. Lo comprerò di nuovo perché mi sono trovata bene e sono ottimi per i miei, diciamo, occhi, per struccarmi, perché la mia pelle ovviamente è così. Invece questi non tanto. Ho notato che i pacchetti questi qua grossi non è che mi sto trovando tanto bene. Solo che mi dimentico sempre la marca di quello che prendo. Poi quando lo ricompro di nuovo mi ritrovo mai e dico, cavolo, però questi qui li ho già provati. Com'è possibile? Mi succede sempre. Comunque questi qua sono così così, non è che mi sono trovata tanto bene. Poi ultra doccia, bagno doccia non è male, la profumazione così così, non credo che lo ricomprerò. Questo è fico orientale e zucchero di canna, non è che mi ha colpito così tanto, per cui non so se lo ricomprerò, però sì, è buono, non è, diciamo. Poi questo qui del aloe vera, questo non mi ricordo, illuminante, che ve lo faccio vedere, illuminante, crema illuminante, maschera, sai che non mi ricordo. Allora, l'odore è ottimo, è buonissimo.
questo, anche questo è un buon prodotto. Io mi sto arrabbiando perché si sta spostando sempre la telecamera per sto cavalletto. Comunque questo va bene e non è male come prodotto, ve lo consiglio. Poi questo qui, che è praticamente lo struccante della Ren, questo non mi sono trovata bene perché mi bruciavano gli occhi e sinceramente su di me non mi piace, per cui non lo compro e tantomeno secondo me è bocciato. Non mi sono trovata tanto bene con questo prodotto. Poi ho provato detergente per i pennelli del Glossip. Questo qua è buono, ovviamente non c'è più il Glossip, però era buono. L'ho usato per i pennelli ed era buono come prodotto. Poi ho provato queste salviettine qua, sempre dei cinesi, Disocchi Labbra, di questa marca. Anche questa è ottima, per cui lo ricomprerò perché mi sono trovata bene, sono leggeri e sui miei occhi secondo me vanno bene. Poi me si è consumato questo, ma ne ho un altro per fortuna, sempre di Glossip. Questo qua è quello che tira via lo smalto, infatti è tutto rovinato, rotto. C'è dentro la spugnetta dove mettete il dito e vi leva via lo smalto, in poche parole. Comunque questo è ottimo. Se ne troverò altri di un'altra marca, li prenderò, perché questi sono comodi per levare via lo smalto. Scusate se parlo veloce, vado veloce, ma ripeto, ci sono tanti prodotti ancora che questo video durerà. Poi questo body mousse della Nakomi, questo è al banana e cocco. Il profumo è ottimo, fa impazzire, ma appena te lo metti nel corpo quando fai la doccia non lo sopporto, per cui è bocciato e non riesco, basta, non lo prenderò più. Mi sono confusa con l'altro prodotto che avevo provato del solo banana, quell'altro sì, era ottimo, ma questo no, bocciato, e sinceramente per me non lo ricomprerei. Ah, poi c'è un altro, sempre quello del fondotinta che vi ho fatto vedere. Poi questo, l'acqua micellare della camomilla, alla camomilla della Rocher. Così così, non è che mi è piaciuto molto. Ovviamente era il campioncino del calendario. Scusate se sentite il rumore, ma il mio cane che fa casino. Poi questo qui per i capelli al... Non mi ricordo il nome, però è ai lamponi. Questo qua è bocciato. Non mi sono trovata tanto bene sui miei capelli. Adesso non mi ricordo, era... aceto di risciacquo brillantezza, per cui questo non mi sono trovata bene, della Rocher. Invece questo qua dei capelli all'avocado, lo shampoo, mi sono trovata bene e sono ottimi, per cui ve li straconsiglio se volete provare gli shampoo della Rocher, sono ottimi. Poi ho finito lo solvente per unghie, che questo è ottimo, costa meno ed è buono. Il mitico burro cacao, questo è mela verde di, non mi ricordo di che marca era, però l'ho finito. Come vedete mi sono trovata bene e le vorrei ricomprare di nuovo. Ha la qualità vegana, non è testato sugli animali, ma non mi ricordo di che marca era. Bene, vabbè, passiamo oltre, ma credo che voi ve lo ricordate. Poi questo qua mi sono trovata bene, infatti lo vorrei ricomprare, questo qua che colora i capelli ed è ottimo come prodotto, mi sono veramente trovata bene, l'ho preso rosa e ve lo consiglio anche questo. Poi questo che dovrebbe essere polvere opacizzante, anche questo mi sono trovata bene, che è promosso, però ovviamente non c'è più il marchio. Poi vabbè, questa non era male, la maschera della Sephora, questa qui, non mi ricordo. Questa era la menta,
fortissima quando la metti sul viso. Devi aspettare, se non sbaglio, 10 minuti. Però non era male. Appena, diciamo, la trovo, la ricompro perché è buono come maschera. Mi sono trovata bene. Poi, crema mani al burro di karité della Bottega Verde, anche questo è buono come prodotto, non è male anche questo, per cui mi sono trovata bene anche con questo. Questo è bocciato della Rocher, è praticamente per la riparazione dei capelli secchi o danneggiati. Devi praticamente usarlo 3 volte a settimana senza risciacquo. Mi sono trovata male, per cui è bocciato. Il tonico di Pizzi, questo qui non è male, però secondo me su di me è così così. Non credo di ricomprarlo, perché sulla mia pelle non è che sia il massimo. Poi ho finito il profumo di Victoria's Secret. Allora, dato che c'ha questo coso, che la rotellina dove lo applichi, a parte che non sapevo quanto ce n'era dentro di prodotto, e poi il profumo era buono, ma non mi piace la rotellina, per cui è bocciato solo per la rotellina, ma il profumo di Victoria's Secret sono ottimi. Poi spero che non mi cade niente. Dentifricio Menta Dent bianco quotidiano protezione famiglia. Questo è buono, però devo smetterla di provare 10.000 dentifrici perché poi diciamo che non va bene, però ve lo consiglio e non è male come prodotto. Poi passiamo allo smalto della Rocher. Mi sono trovata bene, infatti l'ho finito dopo 2 o 3 mesi, cioè ce ne vuole un bel po', perché ha questo pennellino semplice da mettere, da applicare lo smalto, ed è ottimo. L'ho finito, mi sono trovata bene sia come colore che come applicazione, e vi straconsiglio perché anche questi sono buoni. Poi passiamo a questo. Non è male, ma non è che ha colorato tanto. È un ombretto matte, se non sbaglio, di Douglas. È un campioncino, ma sinceramente non è così, diciamo, ottimo. Perché, a parte che era poco, però qua l'ho messo e non è che si è visto chissà come. Campioncini, velocemente, il pack di Sephora. Questi qui non mi hanno fatto impazzire. Così così. Per cui non li ricomprerei. Questo è ottimo. Mi sono trovata bene. È lo shampoo per capelli. Ottimo. Scusate il rumore, ma c'è il mio cane bocciato. Questo Alchemilla Balsamo Antigiallo. Poi per capelli biondi. Io non ho capelli biondi, però è bocciato. Maschera per capelli, fragole panna, così così, però non lo ricompro. Questo qui non è male, viso siero biologico. Questo qua è buono per il viso. Questo ovviamente io l'ho provato, ma non ho le rughe, per cui così così. Questo è bocciato. Questo qui bio bagnetto corpo e capelli all'albicocca e camomilla, bocciato. Poi per i bambini piccoli non ho capito perché me l'hanno dato a me. Questo non è male, è buono, anche se è un campioncino. E questo qui non mi piace, è bocciato. Questo qua è sempre per i capelli, fluido, lisciante. Per i capelli, ma non mi è piaciuto tanto. E per finire, ultimi 2 prodotti, ce l'ho fatta, anche se il video è durato tanto. Questo eyeliner di Glossip non mi è piaciuto perché la scrivenza non scrive bene.
e poi si cancella subito sugli occhi, per cui è bocciato, meno male che non c'è più il glossy. E per finire questo ombretto matita della Wycon, questo mi sono trovata bene, è difficilissimo da levare perché ci vuole una salviettina bella bagnata, perché sennò non si leva. E il colore è questo qui, non so se si vede, questi sono ottimi, ve li consiglio, sono promossi, io ne ho altri ancora da finire, questo l'ho finito ormai, che poi sì, più o meno, non è che l'ho finito tanto, per cui questo ombretto della Wycon in stick, che non c'è scritto neanche, ah no, 105, rosa. Questo qua mi sono trovata bene, secondo me va bene anche per i miei occhi, per i miei colori degli occhi. Per cui questo è ottimo e ve lo straconsiglio. Il video è durato troppo perché i prodotti erano tanti, e ovviamente scusate per i rumori. Detto questo, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, scusate se è durato troppo, come sempre. Mi raccomando, vi aspetto sul mio canale, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se avete provato questi prodotti, quale avete provato, se vi siete trovati bene e ovviamente se l'avete provati. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!